benvenuta, grazie. Ti accomodi, sindaco o sindaca? Virginia, anche se i miei concittadini mi chiamano Virgì. A Virgì. Va bene. Io però non posso chiamarla Virgì. Come vuole, l'ha detto lei, in uno spazio in cui si sovvertono le regole, quindi... Proviamoci iniziando proprio da quel momento in cui la ruota ha iniziato a girare in modo vorticoso nella sua vita. Iniziamo da questa fotografia dove si affaccia per la prima volta dal balcone del Campidoglio con la fascia tricolore. È il giorno della sua nomina a sindaco di Roma, a Virginia di Roma, a primo cittadino di Roma. Lei aveva solo 38 anni. Come si sentiva in quel momento? Beh, emozionata, molto molto contenta, molto onorata, con grandi responsabilità e... Insomma, una bella emozione. Tra l'altro, quando mi sono affacciata a questo balconcino, che è il balcone che praticamente è dalla stanza del sindaco affaccia sui fori, lì ho avuto un momento di commozione, effettivamente credo che l'abbiano visto tutti in Mondovisione. E ci tengo a chiarire una cosa, perché quello è stato l'unico momento di commozione in cui effettivamente è venuta sulla lacrimuccia, diciamolo. Poi nei mesi successivi, settimane, i giornali hanno detto che io ero costantemente al telefono a piangere con qualcuno. Talvolta io devo dire che ho avuto dei dubbi, ho chiamato le persone con le quali mi attribuivano telefonate, ho detto ma davvero ci siamo sentiti e io pianto, ti ricordi questa cosa? No, perfetto, perché si tende un po', però... Beh, sfido chiunque da cittadino romano diventare primo cittadino, insomma, non provare commozione. La prossima immagine invece ci mostra già un altro lato di lei, perché fa il lavoro più difficile forse del momento, occuparsi di una città così grande, ma è anche mamma di un bambino che all'epoca aveva 7 anni. Sì, sei. E come riesce a conciliare il suo ruolo di madre con quello di primo cittadino? Chiaramente male. È evidente. No, è, diciamo, come tutte le donne che lavorano e fanno, diciamo, arrivano a ruoli di responsabilità, conciliare la vita professionale con quella della famiglia è un po' complicato. Io lo vedo prevalentemente la mattina, facciamo colazione insieme, talvolta lo sveglio io, talvolta mi sveglia lui, tipo mamma. Insomma, gestiamo così, abbiamo imparato a trovare nuovi spazi, nuovi ritmi, a volte riesco anche ad accompagnarlo a scuola. A volte, se riesco, una volta a settimana, ma non capita mai tutte le settimane, lo vado a prendere. La rimprovera, le dice a Virgì, no, a mamma, ma... Diciamo, l'altro giorno ho fatto un pezzo, io sono un po' rimasta, perché dopo 3 anni ho detto, provo a iscrivermi in piscina. Chiaramente cerco la piscina che rimane aperta più a lungo, trovo un complesso che c'ha la vasca che chiude alle 10:30 e quindi alle 9:30 in vasca. E lui mi fa, mamma, ma siccome io di solito torno alle 2 di notte a casa... Mamma, ma se una sera riesci a uscire prima dal Campidoglio, perché vai in piscina e non vieni a casa? A quel punto io ho sentito la lama proprio che entrava, lui che la girava. La risposta per ritagliarsi un po' combo, diciamo che sono scivolata sullo specchio. E lo credo, poi i sensi di colpa delle donne, no? Si rincorrono sempre, non si è mai abbastanza, non si è mai all'altezza, eccetera. Allora mi racconti la sua giornata, tipo, mi ha già detto qualcosa di interessante. Diciamo, ci svegliamo la mattina e siamo già di corsa, grazie a mio marito che ha già fatto la colazione e portato giù il cane. L'aiuta il suo compagno? Fa tutto, sì, devo dire, è un grandissimo marito, un grandissimo papà, insomma... Adesso si è accollato anche un cane perché non contenti della nostra vita complicata, a un certo punto abbiamo deciso di adottare un cane al canile, Puffo, che è l'amore di casa, anche se un po' ringhia mio marito, nonostante lui lo accudisca in tutto e per tutto, ha scelto me come capobranco, forse perché non ci vediamo mai. Quindi... E forse ha visto lungo invece, perché... Il segreto. Poi insomma... Io già quando ero all'università lavoravo come volontaria in canile, sì. Quindi sta cosa del canile mi è rimasta. Mio figlio sempre gli ho detto, guarda, gli animali non si comprano, si adottano. E quindi lui è, allora andiamo ad adottare un cane in canile. Così adesso ha un altro maschio in più in casa. Un maschio in più, tutto peraltro a carico del mio santo marito. E quindi vabbè, insomma, la mattina un po' si corre. E durante il resto della giornata corro al Campidoglio, fuori, vado a vedere un cantiere, vado a vedere una scuola, incontro persone... Tutta la giornata devo dire che è molto frenetica. E pause molto... per sé non le trova mai? Torna tardi la sera a casa? No, molto tardi, sì. Diciamo, esco
dopo mezzanotte tranquillamente, l'una alle due, poi ho bisogno di un'oretta di tempo, anche un po' di più, per decomprimere quando sono a casa. E cosa fa? Ascolta la musica, cosa fa? Tendenzialmente provo a pensare ad altro, ecco. Lo credo. Mm. Secondo lei essere sindaco e essere sindaca comporta delle differenze? Ci sono degli scogli in più da superare? Caspita. Però se posso allargare poco poco il discorso, io credo che in Italia sia proprio un discorso di ruoli di responsabilità, perché anche se vediamo le grandi società, no, i top manager sono quasi tutti uomini, c'è un po' di pregiudizio nei confronti delle donne. Io, solo per dire, dal momento in cui mi sono candidata, neanche eletta, ho già iniziato, ho avuto un fuoco di fila perché ero donna, come mi vestivo, come non mi vestivo, e poi soprattutto gli uomini che lavoravano con me, i ragazzi, gli uomini che lavoravano intorno a me, comunque dovevano avere in qualche modo una storia con me. Cioè io non si poteva immaginare di avere dei rapporti di lavoro normali, no, io dovevo avere storie multiple. Quindi questo pregiudizio un po' ce lo portiamo. Ha sofferto per questo? Allora, all'inizio sì, poi a un certo punto fai la corazza e vai avanti e non ci pensi più, perché ti rendi conto che le cose che dicono sono talmente surreali che non ce la puoi fare, dici, ma vabbè, vi rendete conto. Devo dire che, ecco, un po' ho sofferto molto per la storia del processo, ed è stata per me una grande liberazione la sentenza, perché io sapevo di non aver fatto nulla, però andare, poi io dico tutte le mattine, in realtà tutte le mattine in cui riesco a accompagnare mio figlio, perimetriamo, andare a scuola e vedere magari nello sguardo delle mamme o dei papà quella sorta di pregiudizio, chissà questa, e invece poi sentirlo dire anche dai giudici che sono una brava persona, ha tolto un po' di peso dalle spalle, devo dire. In questi 3 anni sono successe tante cose, alti, bassi, momenti più facili, momenti più difficili. Avete deciso di prendere una decisione importante, abolire le ville di Casa Monica, ville abusive. Abbiamo ripreso con le telecamere per giorni questi momenti, che effettivamente hanno anche un valore storico, perché Casa Monica rappresentano un po' il malaffare del mondo romano. Minacce serie, convivere con la scorta insieme a tutto quello che mi ha raccontato finora deve essere molto complicato. Un po' complicato, però mi lasci raccontare un episodio per farle capire di cosa parliamo, no? Lei giustamente ha detto il malaffare romano. Malaffare criminale, lei consideri, immagini la scena, una sera di novembre, abbiamo deciso di andare ad abbattere le villette di Casa Monica e raggiungo i miei 400 uomini della polizia locale, 400 dei miei uomini, perché ne abbiamo un po' di più per la verità, e facciamo un briefing insieme al comandante, adesso si fa così, si fa colà, quindi tutti agitati, tutti molto emozionati. Durante la notte si parte con tutte queste macchine, camionette, camioncini, lampeggianti accesi, sirene spente, quindi massimo silenzio nel buio, circondiamo il quartiere e quando è ora arriviamo, scendiamo e andiamo a tirar via le persone dalle case e abbattiamo queste ville che stavano lì da 40 anni. Immagini una collina, 8 ville costruite addirittura attaccate a un acquedotto romano. Nessuno poteva salire, poteva entrare se non per vendere e comprare droga. Questi che praticamente il quartiere, e non solo il quartiere, lo soggiogavano completamente, spaccio, racket, usura, rapine, estorsioni, omicidi. Cioè, e nessuno aveva il coraggio di andare, quella era una terra di nessuno. Io penso che lo rifarei altre 100 volte. Ci abbiamo portato lo Stato lì. Lei, da bambina, che sogni aveva per il suo futuro? Cosa desiderava fare da grande? No, vabbè, non lo so, mille cose, da bambina, dall'astronauta alla nuotatrice al medico, volevo salvare il mondo. E poi un po', insomma, alla fine sta cosa si avvicina. Un sogno da bambina, una cosa pazzesca, era, io vedevo, c'era il papà di un mio amico che aveva la moto e ci portava in giro sulla moto. A me, al mio amico, no? Ci metteva lì, in una strada privata. E io da bambina ho avuto la fissa, a Roma, fissa significa la fissazione, una cosa. Avevo la fissa della moto. Della moto. Allora guardi, le dico... È la sua passione segreta. La mia passione segreta, ormai segreta non è più, ma lo è stata per un periodo della mia vita, perché all'università io praticamente ho detto a mia madre, mamma, mi prendo la moto, ho detto, mio marito è ex fidanzato, allora mi compro la moto, no.
detto non se ne parla proprio, io lo faccio ugualmente. Quindi senza dire niente, durante, ho visto che vicino all'università c'era un signore che in un parcheggio aveva allestito una sorta di percorso come quello dell'esame che si fa per prendere la patente e affittava le moto, e quindi io tra una lezione e l'altra andavo a fare lezioni di moto in gran segreto, senza dire nulla a nessuno. Capatosta. E quindi ci ho provato, poi vabbè, lui lì faceva lezione con una moto molto molto alta che non era proprio compatibile col mio fisico, per cui ogni tanto stavo per terra, a un certo punto sto segreto si è dovuto rivelare, ho dovuto rivelare a quantomeno mio marito. E se Matteo le chiedesse, Matteo è il nome di suo figlio, una moto, un motorino, lei sarebbe intransigente come i suoi genitori? Diciamo che è piccolo, mi devo abituare all'idea. Ah sì, dalla parte in bicicletta, certo, è ovvio. Certo. È evidente, ho il diritto di cambiare idea in quanto madre, no. Adesso impara ad andare in bici e poi vedremo. Allora, io ci tengo a fare un'intervista per conoscere meglio Virginia, però lei sa che nelle ultime ore un tema caldo sono nuovamente queste accuse che le vengono rivolte e parole anche molto dure da Matteo Salvini. Si è appena, insomma, a Roma hanno partecipato a questa manifestazione organizzata dal centrodestra su iniziativa della Lega. Fratelli d'Italia ha aderito, anche Silvio Berlusconi, molte persone hanno raccolto delle firme per chiedere le sue dimissioni, e Salvini addirittura ha usato delle espressioni, non era la prima volta, per definirla incapace, incompetente, l'attacca soprattutto sulla questione dei rifiuti. Come risponde? Allora, innanzitutto io credo che se potessero rispondere, alcuni psicologi direbbero che probabilmente è ossessionato. Io quando sento Salvini parlare di missioni, cioè rispedirei al mittente, dimettiti tu, poi mi viene anche in mente dimettersi da cosa, perché è una persona che per quanto mi riguarda e per quanto mi consta non ha mai lavorato, in 26 anni lui ha cambiato poltrone, una poltrona all'altra, ma non ha mai lavorato. Salvini è un gran chiacchierone, fa pochi fatti, io questo dico. Mi sono rivolta per un attimo alla Raggi. Capita. Alla Raggi chiedo ancora, visto che non è l'unico Matteo che la incalza in questi ultimi giorni, si è pentita di aver chiamato Matteo suo figlio? No. Io ho scelto il nome Matteo, l'abbiamo scelto con il padre evidentemente, però io sapevo che uno dei miei figli si sarebbe chiamato Matteo, lo sapevo dalle elementari perché mi sono innamorata di quel nome, e quindi si figuri se mi faccio influenzare da... Dai, sì, dai. Siamo seri. Ci tengo a dire, l'abbiamo scelto col papà. Senta, pochi mesi fa a Roma è venuto a trovarla in Campidoglio Papa Francesco. È stata una visita molto importante per la città, ma anche penso per lei. Sì. Beh, lui è una persona che, come si vede, non solo è molto carismatico, è molto molto umano e ha un grandissimo senso anche dell'ironia, per cui spesso quando ci vediamo, oltre ecco a questo trasporto umano, a questa carica empatica, scherziamo anche. È una persona con la quale si può parlare evidentemente di tutto, con grande tranquillità, e una bellissima persona. Siete rimasti in contatto? Sì, sì, sì. Ogni tanto ci vediamo, ci sentiamo, sì. Ma questo è bellissimo. È eccezionale. Poi tra l'altro dico una cosa, anche persone che non sono particolarmente credenti o addirittura che non sono cattoliche riconoscono il valore della persona e delle cose che dice. Per cui è tra l'altro molto calato nel suo tempo. L'enciclica Laudato Si parla del fatto che dobbiamo difendere la nostra casa comune, la terra, cioè quello di cui parliamo ormai tutti quanti. Ne parla Greta Thunberg, no? Che questa è l'unica casa che abbiamo. I ragazzi stanno imparando, no? Il valore del rispetto della natura, della sostenibilità. Cioè, penso che sia una persona eccezionale. Dà tanta forza. Questo forse è uno dei momenti più belli di questi ultimi 3 anni. Sì. Torniamo a lei, a Virginia, da ragazza. Sì. Che gusti aveva? Voglio dire, immagino facesse un po' di sport, trovasse il tempo per se stessa. Come interpretava il suo ruolo di donna? Sì, diciamo che ecco, facevo mille cose. Io ho sempre pensato che la vita è una sola, quindi bisogna cercare di fare più esperienze possibili. E quindi sì, sport ne facevo, prevalentemente nuoto. E, poi, si ecco, è lanciata anche col paracadute, o ricordo male? Ho fatto un volo col parapendio. E com'è? È bellissimo, e chiaramente in tandem, quindi cioè, c'era l'istruttore.
Bellissimo, perché il parapendio è diciamo quella sorta di ala, quella vela che ti consente di prendere le correnti ascensionali e sali. E quindi non cadi come con il paracadute. Se uso un termine atecnico, magari qualche paracadutista adesso mi vorrà uccidere, ma in realtà con il paracadute si cade, con il parapendio si vola, è una cosa completamente diversa. Quindi siamo saliti, siamo... Vedi là, gli alberelli, li vedi proprio piccolini, è una cosa meravigliosa. Poi insomma, ho sperimentato volando varie cose. Nel prossimo futuro, come si vede? Prossimo futuro, ancora 15 mesi tosti tosti di lavoro, quindi questa è la mia missione. Si ricandiderebbe? Ma oh, guardi, questa è la domanda che mi fanno dal giorno in cui addirittura ho detto ma forse mi candido a sindaco, già subito si ricandiderebbe. La risposta è sempre questa, io non mi appassiona il tema delle poltrone, proprio no, invece mi appassiona molto il lavoro, quello che sto facendo. Si va avanti. Lei, se non sbaglio, vive ancora in periferia? Io tra l'altro ho lasciato, io sono nata più o meno in una zona centrale di Roma, poi per amore mi sono spostata in una periferia, Ottavia, a Roma Nord, e quando mio marito ha detto che anche lui vive in una zona centrale, per andare a vivere con i suoi amici si trasferiva a Ottavia, io ho avuto un tracollo perché effettivamente non sapevo neanche dove fosse. Poi sono andata e devo dire che mi piace molto perché è una zona molto tranquilla, ma soprattutto ti permette anche di stare a contatto con delle situazioni, forse se vivi al centro di Roma non hai. Tanto è vero che quando sono diventata sindaco mi hanno chiesto allora adesso dove si trasferisce a vivere? Ho fatto, in che senso? Beh, adesso è sindaco, viene al centro. No, io sono lì c'è la mia vita, c'è la scuola di mio figlio, ha le sue amicizie, non è che posso stravolgere la sua vita perché la mamma fa il sindaco, cioè non esiste al mondo. E quindi sono rimasta lì e sono contenta. Sono in una casa in affitto e... Di cosa si pente, se si pente di qualcosa, nel rapporto con suo figlio? Beh, diciamo che come tutte le mamme che lavorano, come diceva lei, tanti sensi di colpa e probabilmente quello di passare poco tempo con lui. Poi mi racconto la scusa che il tempo che passo con lui è tempo di qualità, diciamolo, è un po' una scusa. Cerco di, quando sono con lui cerco di dargli tutto. Però, cosa fate insieme? Ma in realtà anche spesso a lui piace guardare in televisione i film degli Avengers, questi supereroi, quindi guardiamo quelli, poi ogni tanto giochiamo varie cose, oppure io provo a portarlo anche a fare una passeggiata, ma lui è molto pantofolaio, un po' come me ogni tanto, ci piace proprio spegnere, staccare tutti i contatti. E, no, cerchiamo di fare quello che lui vuole, via, quello che vuole si fa. Lei l'elmetto lo toglie mai? Adesso l'ho tolto, dai, non sono in versione combat. E lo apprezzo molto, grazie. Grazie a lei. Voglio farle vedere un'altra fotografia, riguarda una sua amica. Lei è una campionessa di nuoto, di cui siamo veramente tutti molto orgogliosi e molto fieri. Sì, Simona. Simona Quadarella. Simona Quadarella, che ha stabilito tra l'altro un nuovo record ultimamente. Simona è grandissima e sta dimostrando grande tenacia e anche intelligenza. Sì, lei è... una ragazza eccezionale, a parte il fatto che vive nel mio stesso quartiere, è di Ottavia. Lei ha iniziato a nuotare nella piscina dove ha nuotato anche mio figlio, piscina comunale. Lei è, diciamo, una ragazza di 20 anni che ha vinto oro e argento adesso ai mondiali in Cina e ha iniziato anche a studiare all'università, quindi si allena, credo, 5-6 ore al giorno, più studia, fa esami, è una ragazza tenace, molto tenace. Adesso la invitiamo in Campidoglio e porteremo, quando ci sarà lei, porteremo anche qualche scuola proprio di Ottavia, di periferia, perché io credo ci sia bisogno di far vedere dei modelli vincenti, una ragazza pulita, una ragazza sana, con forti valori, una famiglia alle spalle molto molto dedicata, e, cioè indipendentemente da dove nasci, perché si dice sempre nelle periferie, no? Indipendentemente da dove nasci, se hai la testa sulle spalle e sei determinato puoi fare qualunque cosa, lei è la prova vivente, quindi mi piace portarla... parlare con i bambini che magari si possono riconoscere in lei. Mi conceda un'altra incursione nel mondo della Raggi. Si parla molto. Scelga lei se mettere l'elmetto oppure no. È una domanda che in realtà è una conseguenza di quanto sta accadendo a livello nazionale. Prevede in futuro anche per la sua città un'alleanza con tra il Movimento 5 Stelle e il PD? No, assolutamente, guardi, in città abbiamo una solida maggioranza Movimento 5 Stelle
e quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Invece devo dire che ho poi tifato molto perché nascesse il governo Conte 2. Io conosco il Premier Giuseppe Conte, è una persona eccezionale, di grandi valori, di grandi principi, molto molto determinato, quindi non posso che fargli i migliori in bocca al lupo Presidente, che sta facendo un lavoro enorme. Io concludo di solito queste interviste alle donne, dove si parla molto di donne in questo programma, proprio per poter mettere ancora una volta sotto i riflettori i grandi temi che riguardano la nostra vita quotidiana. Anche prossimamente, cioè subito dopo, affronteremo l'argomento di maternità e lavoro, come incrociare i tempi, eccetera. Concludo sempre questo tipo di interviste con questa domanda: se io dovessi invitare l'uomo del momento, per Virginia Raggi, chi dovrei invitare? Allora, quindi parliamo di personaggi pubblici? Scelga lei, potrebbe essere anche un personaggio dei fumetti, anche una persona non reale, scelga lei, l'uomo dei desideri. Allora, io penso questo, il mio uomo del momento in realtà sono due, la risposta seria sono due, sicuramente mio marito e mio figlio, perché senza di loro sarebbe difficile mettere a posto tutti i pezzi della mia vita privata. Però come uomo ideale in questo momento, lo faccio da mamma di bambino maschio, quindi ho tutto un film che mi passa davanti, vedo Thor, il supereroe degli Avengers, perché col suo martello riesce a risolvere tutte le situazioni e probabilmente riuscirebbe a risolvere anche la burocrazia italica che ci opprime. Virginia Raggi, grazie di essere stata da noi a Ruota Libera. Grazie. Buon lavoro. Buon rientro.